Ciao a tutti, grazie di essere qui al terzo appuntamento del ciclo Si può fare, che è questo ciclo, diciamo, di incontri promosso da ICON e dalla ICON Learning Factory. E prima di lasciare la parola ai relatori di oggi, intanto ringrazio e poi verranno presentati, spendo giusto due parole nel frattempo che le persone si stanno connettendo, visto che siamo davvero tanti, abbiamo avuto un successo in termini di iscrizioni importante. E, siamo in modalità webinar, so che in questo anno tutti siete super a vostro agio con queste modalità, però vi ricordo che potete interagire con i relatori tramite la chat o tramite la funzione di domande e risposte se volete fare domande. E i relatori appunto hanno modo di vedere le vostre domande, mentre tramite la chat potete interagire anche con gli altri partecipanti, visto che appunto siamo tanti, è anche un bel modo per entrare in contatto. Nella chat avete due opzioni, l'opzione per parlare solo con i relatori e l'opzione per parlare con tutti i partecipanti. E quindi potete appunto usare questo doppio strumento di interazione. Allora, visto che ormai sono entrati quasi tutti, io faccio partire il jingle di questo appuntamento e partiamo. Forse. Paolo, a te la parola. Attivando il microfono. Forse è il caso che lo attivi. Grazie, benvenuti a questa terza puntata di Si può fare, un talk pensato per raccontare cose, fatti dalle persone che di fatto li stanno sperimentando in primis, che sono un po' protagoniste di queste storie. Sono storie che potremmo inserire nella categoria innovazione sociale, no? Una categoria dello spirito che ha bisogno di un ancoraggio forte per riuscire a essere, no, messa a fuoco nei fatti. E da un po' di tempo lo stiamo facendo, io penso, stiamo dando il nostro contributo, raccontando storie, cioè raccontando l'innovazione sociale che accade, sapendo in particolare che l'innovazione sociale accade nella prossimità innanzitutto di chi la cerca e di chi si sperimenta con l'innovazione. E questo è un elemento, secondo me, molto importante che un po' ci incoraggia ad andare avanti su questa frontiera. Un'oretta, appunto, di cose che stanno accadendo e che, volenti o nolenti, a mio avviso, stanno anche costruendo, lo dico da persona che lavora in università, anche una nuova teoria, nel senso che l'innovazione sociale è una teoria che ha un grandissimo ancoraggio nel reale, in ciò che succede, ed è in quanto tale, una teoria che si aggiorna sempre attraverso l'innovazione, appunto, che accade, quindi osservando ciò che accade. Vi ricordo i tre assunti che stanno dietro a questo percorso, con cui abbiamo anche così identificato, anche selezionato quelle che sono le esperienze. Il primo elemento è che, tengo a ripeterlo, che le virtù sono più forti e contagiose dei vizi purché queste si raccontino. Quindi il nostro non è un tentativo di fare apologia da best practice, non ci interessa assolutamente niente. No, l'idea è quella di raccontare qualcosa che sta funzionando e che riteniamo noi buono, perché le cose non basta che funzionino, occorre dare anche un giudizio di natura etica, un giudizio di valore alle cose. E per noi queste sono cose che hanno valore. La seconda cosa è che, l'ho detto, non sono best practice, non penso poi lo diranno loro, non si sentono delle best practice, ma sono, a mio avviso, delle esperienze incoraggianti. Un'esperienza è buona, non best, quindi good, è una good practice, quando è incoraggiante. Hirschman diceva sempre,
un'idea che non è incoraggiante non è buona, è sbagliata. Quindi il vero valore di un'idea è quella che incoraggi gli altri, quindi li spinga in qualche modo a muoversi, ad attivarsi. La terza cosa, molto semplice, è che incontrare qualcuno che ha fatto qualcosa, incontrarlo, incontrare proprio esserne parte, partecipe, partecipare di ciò che uno, delle cose che qualcuno sta facendo, buone appunto, sono la modalità migliore per farle riaccadere. E questo secondo me è anche un altro elemento importante. Cioè non si tratta soltanto di condividere dei fatti, ma anche di queste idee, questi fatti che sono per loro natura incoraggianti, possono essere l'inizio di un'innovazione. Noi abbiamo sempre parlato, abbiamo parlato in queste puntate di prima di comunità attraverso il digitale, poi abbiamo parlato di nuove piattaforme, cioè proviamo a spingerci un filino un po' più avanti, no, dell'esistente per come è conosciuto. Quindi l'idea è quello proprio di andare a osservare le zone di confine. Oggi parliamo di, il tema è proprio legato agli spazi che in qualche modo diventano infrastrutture sociali. Poi in concreto capirete bene di cosa stiamo parlando. Solo due parole su questa cosa, che a mio avviso sono importanti. Innanzitutto stiamo parlando di processi che vengono attivati da persone che stanno dentro la pubblica amministrazione. Luogo deputato in qualche modo per molti casi, visto come luogo dello status quo, invece contiene anche i germi di un, può diventare un change maker, direbbe qualcuno, un soggetto che attiva e rompe gli equilibri per innestare dei processi virtuosi. La seconda cosa, appunto, è che noi sappiamo che gli spazi da sempre sono centrali e da sempre gli spazi hanno un valore. Non è la scoperta dell'acqua calda dire che uno spazio nella vita delle persone è un valore. Diverso invece dire che gli spazi possono generare valore. E quindi è questo il fatto che le politiche pubbliche da un po' di tempo abbiano, non dico scoperto, ma attivato dei processi intenzionali intorno ai luoghi, quindi come luoghi, come creazione del valore pubblico, è veramente tanta roba ed è una cosa da accompagnare con politiche pubbliche. Spero che anche i prossimi fondi usino questa visione delle politiche pubbliche, di creazione del valore pubblico attraverso i luoghi. Perché dico questo? Perché il valore pubblico che nasce appunto dai luoghi, pensati come non approdo ma innesco, oltre a produrre beni, valori, servizi per i beneficiari, fanno accadere tante altre cose. Fanno accadere, creano coesione sociale, fanno comunità, creano nuove occasioni di lavoro. Cioè fanno accadere un sacco di cose che questo sacco di cose, a mio avviso, potrebbe essere associato alla parola infrastrutturazione sociale. L'infrastrutturazione sociale è quando uno spazio innesca un sacco di cose che sono buone per la comunità e producono un valore pubblico. Quindi questo è il tema di oggi. È un tema di oggi di cui ne parliamo con quattro amici. Tre in particolare che sono, diciamo, dentro la pubblica amministrazione, che ci racconteranno la loro esperienza, questi processi. Sono Nicoletta Levi del Comune di Reggio Emilia. Ciao Nicoletta, non dettagli i vostri ruoli, poi magari se volete dire qualcosa molto asciutti dopo. Davide Agazzi, che adesso è a Brindisi, sta lavorando in maniera molto così intensa su tanti progetti, in particolare il progetto di oggi è su Palazzo Guerrieri, e Annibale Delia, un amico che appunto conoscete in tantissimi, o in questo momento si sta sperimentando la sua visione di innovazione sociale, o comunque sta mettendo le mani in pasta su tanti progetti che hanno a che fare con lo sviluppo territoriale, l'innovazione sociale, i luoghi e l'educazione. Questi tre sono un po' il menù di oggi, a commentarlo. Daniela Patti, co-founder e direttrice di Eutropian, che è un po' un centro studi, un luogo anche di azione, di mobilitazione, che spesso si affianca alla pubblica amministrazione, che fa queste cose anche, ma comunque che ha uno scenario e ha fatto anche molti studi e report molto interessanti. Io ne ho letti molti e mi hanno molto colpito, soprattutto l'idea di città non tanto collaborative ma cooperative, quindi sarebbe interessante, è interessante capire quanto e queste iniziative possono stare dentro questo framework. Mi taccio e passo la palla e la parola a Nicoletta. Grazie Paolo, buongiorno a tutti, grazie naturalmente per l'invito e questa occasione di confronto tra pratiche.
Hai detto buone con tutto il beneficio di inventario, io dico che sbagliano quasi sicuramente, facciamo degli errori, lo abbiamo messo nel conto anche per gestire l'ansia, ma in realtà perché se parliamo di attività che hanno in qualche modo un contenuto un po' sperimentale, anche un po' di innovazione, forse lato pubblico in particolare, secondo me certa residualità e anche certa dose di errori è da mettere nel conto e fa bene, insomma la cosa importante è poi vederli gli errori e magari farci una riflessione sopra per apprendere. Provo a condividere lo schermo, nel senso che ho preparato appunto alcune slide, fatemi un cenno se le vedete, sì le vedete, perfetto. Allora, dico subito che proverò a far vedere due livelli di cambiamento, se questa, accettiamo insieme questa parola o trasformazione, su due livelli, che sono due livelli sui quali abbiamo cercato di agire. Uno è la dimensione spaziale dei quartieri, quindi la misuriamo in, diciamo, chilometri quadrati. E un secondo percorso che abbiamo avviato da circa un anno, che invece agisce a proposito di spazi su delle cubature e così abbiamo sia quello, come dire, orizzontale che anche le cose un po' più verticali. E cerco di spiegarvi come questi spazi possono o sono in qualche modo hanno cominciato a diventare o hanno rinforzato il loro valore di infrastruttura sociale. Allora, questo sui quartieri è un protocollo di attività che abbiamo iniziato all'inizio della legislatura scorsa, quindi nel 2014-2015. Siamo partiti dal baratro della perdita delle circoscrizioni, baratro perché non avevamo una soluzione alternativa, avevamo bisogno di ristabilire un dialogo centro-periferia. In realtà volevamo cogliere l'occasione per non solo fare questo, ma in qualche modo per definire alcune caratteristiche del dialogo centro-periferia, quindi amministratori, amministrati, come si legge e si dice ancora qualche volta, e anche tra cittadini che abitano in un territorio più o meno lontano dal centro storico, il centro delle decisioni pubbliche, quindi il comune, insomma. Alla fine abbiamo pensato che potesse essere un'occasione per sbaragliare un po' il campo e fare qualcosa anche di molto diverso da quello che ci aveva preceduto. E quindi abbiamo immaginato di tanto suddividere la città in quartieri, prescindendo da un criterio, da un approccio di tipo amministrativo, quindi avevamo perso 5 circoscrizioni, scusate, e abbiamo fatto 18 quartieri. 18 quartieri perché sono luoghi della città in cui c'è un'identità, un senso di appartenenza storicamente depositato e che per noi poteva essere una leva sulla quale investire dal punto di vista dell'engagement della città. Perché poi l'idea è stata quella di attivare in questi territori dei percorsi di collaborazione con l'amministrazione in cui attivare un protagonismo civico basato su un concetto non di democrazia deliberativa solo, ma di protagonismo, in cui cioè il privato, genericamente inteso, che sia un cittadino, un'associazione, un commerciante, un'istituzione cognitiva, quello che volete, nel momento in cui manifesta un'esigenza legata al miglioramento della qualità della vita nel suo territorio, della qualità del territorio stesso, non espone soltanto un desiderata, ma poi si rende protagonista della soluzione, quindi gestisce la soluzione e valuta insieme a noi i risultati. Quindi noi abbiamo messo prima punto, scritto questo documento, fatto approvare in consiglio comunale, quindi fatto tutto il percorso amministrativo, poi abbiamo cominciato a usarlo nei quartieri per vedere l'effetto che faceva. Sostanzialmente questo è un po' il processo, un po', se volete, vabbè, un po' complicato, ma neanche tanto. A proposito di cambiamento, questo è un processo che riguarda l'interno e l'esterno dell'organizzazione, giusto per dire alcune cose che forse sono banali, la partecipazione mette in crisi prima di tutto l'organizzazione che la fa, più che chi sta fuori dall'organizzazione, almeno questa è la mia esperienza, non nel senso di una crisi negativa, ma nel senso di un punto interrogativo, di una serie di dimensioni trasformative. E come tutte le dimensioni trasformative, sono faticose da gestire perché vuol dire mettere in moto delle energie, delle risorse, che non è detto che sia giusto darle come definitivamente acquisite. Quindi l'idea, insomma, di questo processo, come vedete, è un po' un modello di governance interna ed esterna, nel senso che abbiamo definito ambiti territoriali, abbiamo definito i quadri conoscitivi da cui
volevamo partire nel dialogo con i cittadini, quindi cosa c'è nei quartieri, poi vi farò vedere a che punto di elaborazione siamo arrivati, anche la definizione di quelle che sono, secondo noi, dal nostro punto di vista, le sfide per migliorare la qualità della vita dei quartieri. Poi lavoriamo su un modello di governance esterno in cui chiamiamo i cittadini a condividere non soltanto i temi come dire, forti, ma anche le possibili soluzioni, tornando poi nella fase di co-design all'interno dell'organizzazione per chiamare in causa la competenza specialistica e verificare la fattibilità di quella soluzione. Firmiamo questo accordo, che è un momento formale di assunzione di responsabilità condivise, anche questo è un bel passaggio, sarebbe di riflessione sull'educazione civica, che io chiamo educazione alla complessità, giusto perché le cose non si fanno in pochi caratteri di testo. La corresponsabilità è quindi nella cogestione delle soluzioni per poi fare covalutazione e restituire al quartiere, alla città, anche agli stakeholder fuori dalla città i risultati di questo percorso. A proposito di risultati, abbiamo fatto 4 anni di attività, ora molto rapidamente perché voglio arrivare al ragionamento su questa sperimentazione. 1540 partecipanti che hanno rappresentato lo 0,8 dei cittadini, ma il 36,4 delle associazioni, quindi con una capacità, diciamo, di rappresentatività che va ben oltre in qualche modo i numeri. 784 sono i soggetti, non le singole persone, ma di nuovo soggetti che hanno firmato questi accordi. Il 42% di questi 784 erano cittadini, il 55% erano associazioni, quindi mondo no profit, il 3% attività economiche. 27 complessivamente gli accordi firmati nei 18 quartieri per 163 progetti. Progetti che hanno avuto una ricaduta di questo tipo, 2.694 volontari coinvolti, più di 30.000 ore di volontariato, quasi 14.000 utenti di questi 163 progetti. Cioè, abbiamo servito 14.000 persone con 163 progetti che non c'erano. Quali sono i risultati e perché per certi aspetti sono risultati anche di come dire, infrastrutturazione sociale o passaggio dall'idea del quartiere come perimetro geografico all'idea di quartiere come di una comunità che si attiva e come una comunità che forse rigenera il suo capitale sociale? Intanto perché abbiamo queste cose che leggete nella slide sono l'esito di attività di analisi dei risultati, cioè abbiamo chiesto ai partecipanti quali erano i risultati, quindi non sto dicendo delle cose che mi vengono in mente naturalmente. Il maggiore senso di appartenenza alla comunità e la generazione di network, cioè di sistemi relazionali dove prima non c'erano. Una delle cose che ci hanno detto, non tanto che non c'erano nella relazione col comune, ma non c'erano tra di loro, nel senso che mancavano contesti abilitanti alla relazione tra i soggetti sociali. I nostri laboratori, accordi di quartiere hanno creato contesti che hanno abilitato alla relazione tra i soggetti. Hanno sviluppato competenze, la comunità genera e detiene delle competenze, quindi genera delle opportunità, della capacità progettuale. Abbiamo visto un incremento di fiducia nel rapporto con la PA, poi l'abbiamo anche un po' propagato, perché incrementare la fiducia vuol dire, Davide dice sì, vuol dire incrementare le attese, non siamo sempre capaci di starci dietro, come se fossimo brillanti, attivazione e impegno rispetto al proprio territorio, cioè il territorio diventa una risorsa a cui dare competenze, dare tempo, perché ci si sente appartenere, in questo senso quartiere bene comune, quindi il nome di questo progetto. E quindi in termini di capitale sociale, in termini di generazione di infrastruttura sociale, questi sono i dati a cui siamo arrivati, insomma quasi un 60% di tasso di ricaduta positiva dei progetti, cioè i protagonisti ci hanno detto i progetti hanno creato opportunità dove non c'erano e hanno aumentato la coesione sociale. Il secondo risultato è nel costruire contesti parlanti in termini di bisogno, cioè i quartieri sono diventati contesti che oggi ci dicono in modo, se volete, preciso, puntuale, anche sartoriale, ci è scappato detto così, quello che è il pacchetto dei loro bisogni, quindi dove per loro le cose non sono sufficienti rispetto a quelle che sono i loro desiderata, il che ci ha consentito di
mettere al mondo questi atlanti. Gli atlanti sono 8 e comprendono l'intero territorio comunale, quindi 172.000 abitanti. E che tipo di uso ne facciamo? Sono una carta geografica, 8 carte geografiche, quindi 8 porzioni del territorio che intanto sono strumenti di lavoro per gli architetti di quartiere, nel senso che sono localizzazione, georeferenziazione dei contesti urbani in termini di punti di forza e punti di debolezza, criticità e opportunità. Sono strumenti di consapevolezza da parte dei cittadini, la partecipazione si genera solo a fronte di una tentativa anche di creare simmetrie informative o almeno pareggiare le asimmetrie informative. Io dico anche che la consapevolezza crea un maggiore livello di cittadinanza, quindi di capacità di essere competenti, propositivi, attivi. E gli atlanti come processo di lavoro e di collaborazione trasversale, perché in questi luoghi noi abbiamo mappato non solo le bisogni dei cittadini raccolti attraverso un'interlocuzione diretta con loro, ma anche le attività dei settori accanto a noi, e delle volte, come dire, la governance interna è un punto di caduta per tutti. Terzo livello di risultato dei quartieri per noi è stato un po' anche questo, cioè qui abbiamo alla fine dei 4 anni tentato di distribuire i 163 progetti per i 18 quartieri. E di che cosa ci siamo accorti in questa distribuzione? Ci siamo accorti che i bisogni sono diversi e il territorio è diverso, nel senso che bisogni e progetti realizzati si differenziano in questo modo. I territori del Forese e della prima cintura urbana hanno temi ed esigenze diverse. Al di fuori del centro storico c'è un tema di rigenerazione e qualità dello spazio pubblico, nelle frazioni c'è un tema di quantità di servizi alla persona che sono insufficienti rispetto alla domanda. E quindi la distribuzione delle richieste non è omogenea e quindi non è omogeneo oggi il territorio. Quindi 163 progetti hanno dato una piccola spinta al riequilibrio delle opportunità territoriali, perché siamo intervenuti a parità di protocollo di lavoro nel Forese piuttosto che accanto al centro storico, la risposta è stata diversa, perché diverso è lo schema dei bisogni e diverso è la capacità deve essere la capacità dell'amministrazione di dare risposte. Vuol dire quindi che l'infrastruttura sociale, creare infrastruttura sociale, abilitare l'amministrazione a dialogare con i cittadini a dialogare con l'amministrazione, perché il cambiamento secondo me si genera in tutti i soggetti in campo in un territorio, può avere la funzione di riequilibrare un territorio e quindi procedere più omogeneamente nella dimensione di sviluppo. Da qui questa stagione degli accordi che ci stiamo avviando a gestire, quindi immaginiamo di lavorare sostanzialmente in 3 grandi dimensioni: l'equità sociale, se pensiamo appunto di cavalcare il tema del bisogno per riequilibrare le opportunità, laddove le opportunità non sono sufficienti rispetto al desiderata, il tema della rigenerazione della qualità dello spazio pubblico, per noi è venuto fuori in modo evidentissimo anche durante il lockdown, intervistati 5.000 cittadini, il problema, eravamo tutti chiusi in casa, ma la variabile di successo era poter avere uno spazio fuori dove fare una camminata, dove incontrare qualcuno, quindi eravamo un po' in quelle condizioni, e il digitale, diciamo, come strumento trasversale e in generale abilitante verso i servizi e verso le opportunità del territorio. Questa è la prima dimensione, quella più appunto proprio da territorio, da chilometri quadrati. Il secondo, più rapido, insomma, progetto di trasformazione di uno spazio in infrastruttura sociale, quello che riguarda i centri sociali di Reggio. Noi abbiamo, 28 centri sociali complessivamente, sono immobili del comune gestiti da associazioni, tipicamente fanno un lavoro, diciamo, di animazione sociale. Abbiamo immaginato, proprio venendo dallo stesso tipo di esigenza che avevamo già all'inizio della legislatura con quartiere bene comune, abbiamo cercato di lavorare nel tentativo di implementare all'interno di questi luoghi maggiori capacità di servizio e di opportunità per le comunità di riferimento, trasformando questi luoghi da luoghi sociali a luoghi di servizio per la comunità. Abbiamo quindi implementato un quadro conoscitivo e abbiamo poi proposto a questi 28 centri sociali alcune sfide. Come possiamo ampliare l'offerta dei servizi per dare alla comunità maggiore
in capacità di inclusione e quindi di nuovo di riequilibrio, come possiamo stabilire nuove relazioni tra questi soggetti sociali e altri soggetti sociali che operano all'interno del quartiere, come possiamo rappresentare di più e meglio il punto di arrivo in questo cambiamento da spazi a luoghi sociali dotati di capacità sociale e come possiamo implementare il sistema di gestione attuale in modo da renderlo più inclusivo e più efficiente. Per fare questa cosa, con i centri sociali abbiamo fatto quello che vedete, un percorso di condivisione, di co-design di questa trasformazione per abilitare questi soggetti del terzo settore a diventare quelle che noi abbiamo chiamato case di quartiere, punti, luoghi, multiservizio in grado di corrispondere meglio e più, in modo più abilitante alle esigenze della comunità di riferimento. Chiudo, diciamo, dal mio punto di vista facendo questo tipo di osservazione. In questo problema di trasformazione io vedo in gioco alcune questioni che sono fondamentali. Uno, tutti gli attori, cioè bisogna che il contesto di cambiamento influisca un po' tutti. Quartiere Bene Comune è un progetto che ha influenzato anche il cambiamento e l'innovazione organizzativa, oltre al cambiamento e all'innovazione sociale, quindi nei contesti di comunità. Il processo di trasformazione delle case di quartiere è un processo che ha cercato di chiamare in causa prima di tutto le competenze del terzo settore. Cambiamento, quindi un cambiamento desiderato che in parte va indotto, in parte però va coltivato e generato a partire dalle competenze che non possono essere solo di un soggetto all'interno di un territorio, ma devono essere plurali. E infine, secondo me, il problema è che questi cambiamenti devono essere cambiamenti che orientano in un senso, cioè ci deve essere dietro il senso e il senso deve essere, come dire, comune, deve essere condiviso, non può essere di un attore sì e di un altro no, altrimenti oltre a essere residuale temo che possa diventare una battaglia destinata all'insuccesso se non al conflitto. Quindi operazioni di costruzione di un senso in una comunità sono lunghe e faticose, ma vanno fatte in una dimensione appunto plurale. Grazie. Grazie a te Nicoletta, grazie, un'esperienza ricchissima, hai soltanto con piccoli frammenti, anche un po' collaborando con voi, questi sono veramente piccoli frammenti di qualcosa di più grande, però penso che sia passata la potenza di questo tipo di azioni territoriali, cioè in qualche modo si va a ridisegnare veramente il territorio, l'infrastrutturazione sociale ridisegna, anzi diciamola meglio, queste sono azioni che fanno il territorio, perché il territorio non è una costruzione geografica, ma è un sistema vivente e quindi potenziarlo significa innanzitutto potenziare la dotazione di infrastrutture sociali, che per me non sono solo le scuole, gli ospedali, gli studentati, l'housing sociale, ma sono tutti quegli spazi che sono in qualche modo deputati a promuovere valore pubblico in cui la comunità ha un ruolo da protagonista e non da utente. Però adesso passo la parola a Davide. Davide Agatti, a te. Allora, ciao a tutti, buon pomeriggio. E innanzitutto volevo salutare un po' dei partecipanti perché insomma ho riconosciuto i nomi, quindi è bello ritrovarsi in questo modo. Abbiamo 10 minuti, quindi vado veloce. Io vi dico solo come introduzione che tutto quello che vi ha detto Nicoletta adesso, cioè il sogno di qualsiasi persona che lavora nella pubblica amministrazione avercelo, cioè una pubblica amministrazione capace di pianificare in questa maniera, di organizzare le cose. Purtroppo a Brindisi non ce l'abbiamo, nel senso che Brindisi ha tante qualità, ma non ha la qualità di avere una pubblica amministrazione molto organizzata. Quindi io vi racconterò una cosa molto piccola fatta in un contesto un po' scalcinato e tra l'altro con poche risorse. Mentre Nicoletta e Annibale sono più strutturati nella pubblica amministrazione, io sono temporaneamente a Brindisi grazie a un progetto regionale, quindi vi parlo di un'esperienza che è durata fino adesso 1 anno e mezzo e che è stata creata grazie al precedente assessore allo sviluppo e programmazione economica Roberto Covolo, che ha negoziato con la regione un riutilizzo di alcuni fondi che stavano scadendo. Ora
Vengo subito al punto. Brindisi è una città molto, insomma, una media città del sud Italia con tantissimi problemi che derivano dalla sua storia, del passato industriale che ha generato problemi ambientali e adesso si porta dietro degli strascichi di povertà materiale, educativa e di forte disoccupazione, disoccupazione giovanile in particolare e emigrazione giovanile. Quindi provare a far cadere qualcosa in questo contesto è una sfida particolarmente interessante. Dopo parlerà Annibale che quando stava in Puglia insieme a Roberto Covolo si era inventato Bollenti Spiriti, tutta una serie di politiche attive che hanno fatto tante cose bellissime in Puglia, eccetto che nelle province di Brindisi e Foggia che erano un pochettino meno capaci di intercettare queste dinamiche. Quindi noi abbiamo provato a lavorare su questo con un progetto che abbiamo chiamato Laboratorio Innovazione Urbana, prendendo un finanziamento che doveva finanziare, diciamo, una politica per le città smart, digitalizzazione, e trasformandolo in un'iniziativa di insomma, investimento sulle comunità locali. Ci siamo dati una grandissima visione, che è la cosa che uno deve sempre fare per dire noi spaccheremo il mondo, poi qualcosina la raggiungi, per cui di elaborare una visione rispetto alle strategie di sviluppo locale del territorio e condividerla con gli attori, attivare una rete di attori di progetti imprenditoriali orientati all'innovazione sociale, costruire una rete di luoghi generativi, che è quella cosa di cui poi parliamo oggi, e attrarre nuove risorse simboliche ma anche materiali attraverso il nostro lavoro. Ora, il tema della visione è importante solo perché guida l'azione pubblica e chiama a raccolta quelli che sono gli attori del territorio. Quindi noi ci siamo detti, se il problema di Brindisi è la monocultura industriale, perché l'area industriale di Brindisi, voi pensate, si è sviluppata per 4 volte l'estensione della città, questa cosa ha fatto in modo che un tipo di sviluppo turistico, culturale, che magari altre province della Puglia hanno avuto, a Brindisi no, perché c'è la più grande centrale a carbone del sud Italia, anche insomma la seconda, insieme a Civitavecchia. Quindi quello che noi ci siamo proposti di fare è sostenere nuove vocazioni territoriali, abilitare dei nuovi attori e stimolare nuovi modi di fare, in 6 ambiti particolari che corrispondono a quelle vocazioni che abbiamo identificato. No? Queste qui sono, ora non mi posso dilungare, ma sono tutti costruiti in base a delle debolezze del territorio che invece richiamano delle opportunità. Vi dicevo, nel luogo dove la più grande centrale a carbone d'Europa e il petrolchimico hanno fatto tanti danni ambientali, perché c'è la più grande zona di interesse nazionale per le bonifiche, sito di interesse nazionale per le bonifiche, vorremmo che si sviluppasse un'economia orientata all'ambiente, alla sostenibilità e alle energie rinnovabili. Laddove non abbiamo avuto un grande sviluppo turistico, vorremmo far capire che a Brindisi uno può anche venire in campagna, poi al mare e fare tante cose belle, e così via. Tutte le 6 vocazioni sono state selezionate per questo motivo. Abbiamo avuto la possibilità, attraverso 2 bandi, 2 avvisi pubblici, di intercettare 20 di progetti con cui stiamo lavorando, a cui diamo un piccolo finanziamento e un percorso di accompagnamento con le poche forze che abbiamo. Ne stanno nascendo tante cose molto interessanti in questi 6 ambiti, un co-housing per over 65, un orto urbano, una cooperativa di comunità, delle persone che stanno cercando di creare nuovi servizi turistici, un gruppo di ragazzi che sta provando a produrre un amaro al carciofo, il carciofo è un prodotto tradizionale brindisino, e così via dicendo. Io ora vi racconto 2 casi che sembravano i più poverelli all'inizio, ma che sono in realtà quelli più paradigmatici e più belli in relazione al ragionamento che facciamo oggi. E tra l'altro sono i più resilienti, perché sono quelli che vanno avanti comunque. Sono frutto di questo incrocio tra questo laboratorio di innovazione urbana con cui li abbiamo intercettati e aiutati e 2 politiche pubbliche che si basano invece sul regolamento dei beni comuni, che sono Riusa Brindisi, che è un programma per l'affidamento di immobili pubblici per progetti insomma a vocazione sociale, e Parchi Bene Comune, che è un'altra politica che stimola la cogestione di luoghi pubblici. Quindi noi abbiamo patrimonio dismesso e spazi pubblici che vengono messi a disposizione a condizioni molto favorevoli, dico gli immobili perché gli spazi pubblici non c'è bisogno di pagarli, per favorire opportunità di apprendimento, aggregazione e anche fare impresa. Questa cosa qua è difficile farla in dei contesti un po' più densi come Milano, perché quegli immobili lì hanno un prezzo, cioè nel senso ci sono diversi usi alternativi per cui possono essere utilizzati, quindi in una grande città tu devi difendere che un determinato immobile poi sia destinato per un utilizzo sociale o culturale.
A Brindisi, essendoci una grande, cioè, insomma, una grande disponibilità di beni immobili privati e pubblici sottoutilizzati, questo qui ha un valore scarso, anzi determina un costo, quindi noi li possiamo affidare attraverso progetti trasparenti in cambio di progetti per la comunità. Su questo, se ho tempo, ci torno dopo. Allora, vi parlo di due casi, un orto urbano fatto nei pressi di un centro di aggregazione giovanile al quartiere Paradiso, qui vedete con la maglietta arancione Antonia, che è la leader di questo progetto, e poi una cooperativa di comunità che è attiva in un altro parco che si chiama Parco Buscicchio. Allora, la Antonia con un suo gruppo di amiche e signore frequentavano il CAG, il centro di aggregazione giovanile, CAG che è gestito da due ottime cooperative sociali che però, siccome sono da un po' di anni vincolate al comune da un rapporto di fornitura, perché loro fanno un servizio, il CAG è aperto solo alcuni giorni a settimana e alcune ore al giorno. E invece queste signore volevano fare un bel orto urbano davanti, lo stavano già facendo, si potrebbe dire in maniera informale, senza nessuna autorizzazione. Quindi noi cosa abbiamo detto? Le abbiamo guidate, abbiamo provato a dire perché non facciamo un patto di collaborazione per cui voi vi costituite in associazione, in accordo con le due cooperative che gestiscono il CAG, ci presentate un progetto per fare un bel orto urbano in questo parco prospiciente al CAG, no? Quindi loro si sono fatte convincere che non era una fregatura fare un'associazione, prendere soldi dal comune per avere un incentivo, e hanno cominciato a trasformare il loro piccolo orto, che era questo qui il primo che c'era, hanno fatto 20 appezzamenti che adesso li stiamo aiutando ad affittare ad altre persone e a gestire attraverso questa forma di associazione consortile. È una stupidata se ci pensate, ma quel parco lì che era poco presidiato e anche poco pulito, perché il comune aveva dei servizi anche scadenti che non potevano, cioè che non sempre lo pulivano, adesso è presidiato, c'è un campo di fianco, è venuta un'associazione sportiva che ha detto ma io lì adesso ci farei una bella pista per fare le campestri, vi presentiamo un altro progetto, e via dicendo, no? Questo qui è stato un seme che ha consentito a questo gruppo di donne, 5-6, di allargarsi, adesso sono in 40, e gestiscono con una piccola economia questo spazio che genera relazioni e socialità. Passiamo invece in un altro quartiere, al quartiere Sant'Elia, dove c'è questo parco Buscicchio, che era anche lui un parco molto scalcagnato, cioè poco pulito e degradato. Infatti si è creato un comitato di gente che diceva voi lo dovete pulire questo parco, dovete un attimo sistemarlo. Questo parco ha la caratteristica che ha dentro degli impianti sportivi, anche cioè campi da tennis, un campo da calcio e altre due cose. Anche qui vedete con uno stato di manutenzione molto scarso. Allora, il processo che si è generato è che da questo comitato è nata una cooperativa di comunità. Loro hanno messo insieme le scuole del territorio, la parrocchia, le associazioni e hanno creato questa cooperativa di comunità. La cooperativa di comunità si è candidata per co-gestire il parco insieme a noi, insieme al comune, diciamo, per valorizzarlo, e abbiamo siglato un patto di collaborazione in cui gli si sono affidati degli immobili pubblici che ci sono dentro il parco, hanno la possibilità di utilizzare queste infrastrutture sportive per un po' per metterle a reddito, per quel che vuol dire metterle a reddito, un po' per fare una scuola popolare di tennis, che è quello che già stavano facendo. Poi loro fanno dopo scuola e tutta una serie di altre attività. Qui c'è il ragazzo che è il presidente della cooperativa, ha 23 anni, ci fa un culo così a tutti noi, tanto non siamo in diretta streaming, lo possiamo dire. Questo qui è il giorno con cui col sindaco di Brindisi hanno firmato il patto di collaborazione, insomma questa cosa qua ha un po' cambiato la storia di quel parco lì nel piccolo. Sono arrivato a 10 minuti, quindi vi posso lasciare con questa domanda esistenziale su che cos'è il laboratorio di innovazione urbana di Palazzo Guerrieri. Se vuoi ancora un po' di minuti. No. E per noi è, lo consideriamo un po' una palestra, un po' una squadra, un po' una comunità che si attiva e diciamo questo lo è per noi, che siamo un piccolo gruppo che deve provare a fare questa cosa, cioè noi siamo solo in tre, più abbiamo degli uffici di supporto, ma c'è un dirigente di nomina e un funzionario in questo momento. Quindi è un po' difficile, infatti non è che siamo in una condizione abbastanza
complicata, soprattutto in questa fase, perché poi l'assessore nel frattempo si è dimesso, il comune è in deficit di bilancio, quindi sembrava che saltasse la giunta a dicembre, è difficile, gli uffici amministrativi sono un po' scarcagnati, nel senso che una squadra di calcio che scende in campo in 11, Brindisi scende in campo in 7, perché tra gente che è andata in pensione e non è stata sostituita e mancate assunzioni, in questo momento la pianta organica è piena al 65%. Quindi insomma noi stiamo anche grazie all'ANCI valutando un po' questa esperienza sotto quattro variabili, prendo gli ultimi 30 secondi per ragionare. In termini di capacità di buttare fuori una visione convincente, diciamo che secondo me un po' ce l'abbiamo fatta, soprattutto grazie alla visione dell'assessore Covolo che è diciamo, superstar in questo campo. In termini di capacità organizzativa di gestire questi processi tra dentro e fuori l'amministrazione, internalizzando grazie a dei contratti temporanei una serie di funzioni, più o meno ce l'abbiamo fatta, è una cosa che riusciamo a fare, abbiamo anche identificato degli strumenti buoni per interagire tra dentro e fuori. Capacità amministrativa per gestire questa cosa e tenere avanti una legacy, sei meno meno, nel senso che si potrebbe fare molto di più e stiamo provando a fare le cose in maniera stiracchiata. La sfida è fare in modo che queste diventino pratiche buone. Capacità di creare una comunità di persone che desideri un po' fare questa cosa, perché se noi dovessimo ragionare sui bisogni sarebbe un cahier de doléances infinito rispetto alla città di Brindisi, quindi stiamo cercando di lavorare sui desideri, cioè su consentire a chi vuole fare qualcosa di farlo, magari farlo utilmente. Questa cosa qua è andata bene, cioè nel senso è andata abbastanza bene, soprattutto finché non c'era il Covid, ci si poteva incontrare, si potevano fare delle belle insomma, riunioni, assemblee che consentivano di buttare dentro persone, e finché ha tenuto l'attività di proposta politica, perché poi negli ultimi mesi, da quando insomma, l'assessore si è dimesso e non è ancora stato sostituito, il sindaco sopperisce, ma non con la stessa intensità di prima. Grazie. Grazie Davide, certamente il contesto di Brindisi non è il contesto di Reggio Emilia, ma a maggior ragione quello che stai raccontando ha un grandissimo valore, ha un valore in sé e ha un valore profondamente segnalettico, cioè ti segnala di fatto innanzitutto la possibilità che le cose possano accadere, la seconda che queste cose che accadono dipendono innanzitutto da una visione politica in cui il tema dell'equità è all'inizio e non alla fine dei processi. Normalmente si fanno le politiche per l'equità oppure per l'inclusione, no? Facendo cose e poi andando a misurare l'inclusione ex post. E invece, secondo me, se questi termini, cioè includere, promuovere azioni comunitarie, sono fondative, quindi sono all'inizio, definiscono di fatto un metodo diverso. In fin dei conti l'innovazione sociale non è altro che un'innovazione di metodo, un metodo inclusivo. E secondo me di questo ci può raccontare meglio e più nel dettaglio Annibale. A te la parola. Ok, grazie Paolo, ciao a tutti, anche ai molti amici collegati. Allora, visto che mi avete molto stimolato con il titolo dell'intervento, che è proprio il rapporto tra comunità e pubblica amministrazione, le lezioni apprese, mi sono trovato diciamo nel dubbio se raccontarvi le esperienze come hanno fatto Nicoletta e Davide prima e poi fare delle considerazioni, oppure se fare il contrario, cioè se andare molto veloce sulle esperienze invece concentrarmi diciamo sulle lezioni apprese. Ho deciso di fare questa seconda cosa e direi anche che ho cercato di mettere dentro queste considerazioni che vorrei condividere con voi anche diciamo un po' di bagaglio, no? Nel senso che credo che uno delle sfide più grandi che abbiamo di fronte sia anche di ragionare di metodi, strumenti che valgono nei diversi contesti, no? Cioè, cercherò di diciamo di sottrarmi alla considerazione di tipo vabbè ma che ci vuole mai a Milano, no? E quindi provare invece a raccontarvi un po' una serie di come dire di stimoli, di tracce
che invece mi porto dietro perché ne ho viste parecchie, come diceva prima Davide, lavorando diciamo in Puglia, poi a Milano, poi in giro per l'Italia, e quindi insomma provo a rendermi utile in questo modo. E siccome voglio dire molte cose in poco tempo e non voglio sforare, userò delle slide che non sono diciamo descrittive, ma sono soltanto diciamo una guida al ragionamento, e adesso vediamo se funzionano. E vi chiederei di darmi conferma. Confermate, vi vedo. Ok, d'accordo. Allora, pubblica amministrazione e comunità, lezioni apprese. E inizierei, se le slide si muovono, intanto metto anche il tempo così ci sto dentro, dalle esperienze. Come detto, ne cito tre prese, diciamo, capate dal mazzo, e con un indirizzo web sotto per chi vuole saperne di più, perché credo che siano tre esperienze che hanno avuto molto a che vedere con la dimensione della comunità, con una funzione trasformativa. Una è la scuola dei quartieri, e questo è l'indirizzo web che c'è sotto. La seconda è il crowdfunding civico, e anche qui trovate il riferimento per saperne di più. Il terzo, andiamo in tutt'altro genere, non si discute di progetti territoriali, quartieri, innovazione sociale, ma si discute della dura manifattura e quindi la dimensione materiale, cosa che devo dire mi ha divertito tantissimo, perché trovarsi diciamo fuori dal proprio ambito tradizionale è molto molto ispirante. Un breve disclaimer: Manifattura Milano, a questo indirizzo web trovate una splash page perché stiamo un po' riconfigurando tutto, però c'è un percorso per raggiungere altre iniziative realizzate, magari è utile, volevo citarlo ugualmente. Allora, invece entrerei direttamente a fare tre gruppi di considerazioni. Uno è sulle lezioni apprese, l'altro è sulle strategie, che credo funzionino, cioè con meglio che nella mia esperienza ho intravisto come funzionanti, e il terzo invece specificatamente sul rapporto con la pubblica amministrazione, per cui mi metterò lo scomodo cappello da dirigente pubblico per fare delle considerazioni sulle tensioni tra quello che ho detto prima e il modo di calarlo dentro un ufficio pubblico. Allora, inizierei, sono 12 punti in tutto, quindi parlerò un po' per aforismi, quindi io spero di riuscire insomma a dire qualcosa di ragionevole e utile, però può darsi che non riuscirò a spiegare tutto. Allora, che cosa servono le comunità? La prima cosa che io ho imparato è che le comunità danno senso alle cose, e mi sa che qui, lo dicevano sia Nicoletta sia Davide, insomma siamo diciamo una cosa abbastanza, come dire, un patrimonio comune, però sottolineerei: se le comunità danno senso alle cose, i soldi non danno senso alle cose, i bandi non danno senso alle cose, non lo fanno gli spazi, anzi credo che il rapporto tra spazi e luoghi è esattamente l'idea che ci sia o meno un senso dentro, non danno senso alle cose le procedure, anzi se possibile il senso talvolta diciamo lo danneggiano, e la direi un po' grossa e provocatoria, anche i servizi non danno senso alle cose. Cioè i servizi in quanto risposta ai bisogni si basano su un sistema di significati esistente. Dove voglio arrivare, perché mi interessa questo punto? Perché le comunità sono un po' l'ingrediente segreto della zuppa, no? Come mai nonna la faceva così buona, poi ci provo io e non funziona? Perché c'è un ingrediente segreto. Questo significa che se per comunità, e qui possiamo usare molti sinonimi, intendiamo quel genere di sistema di relazioni e scambi materiali e immateriali da cui bla 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 bla, diciamo deriva i significati in un determinato ambiente, noi sappiamo che quella certa prassi spostata in un altro contesto senza quell'ingrediente segreto non funziona. E non è un caso che Davide e Nicoletta facciano dei ragionamenti molto radicati nei contesti, che sono nativi in quei contesti, ma guardate che gran parte delle politiche pubbliche si fanno con la circolazione delle buone prassi cosiddette, che non a caso vanno a sbattere contro un muro clamorosamente, perché non c'è l'ingrediente segreto, diciamo. E se penso alle mie cose pugliesi, mie nel senso che ci sono stato dentro, è stata, come l'esperienza di Palazzo Guerrieri, tra le rare occasioni in cui una politica pubblica nasce a sud, perché invece spesso viene pensata lì dove funzionano le cose e si cerca di trasferirle perché così automaticamente funzionerà. Senza gradiente segreto non funziona, e quindi la grande sfida, visto che siamo in un momento
di grande trasformazione e capire come fare a usare la comunità in funzioni trasformative lì dove il contesto non è già un contesto bello che preparato con un sistema coerente e corretto di bisogni e servizi, perché diciamo ci sono dei contesti dove le comunità fanno un lavoro, come dire, non esattamente utile, diciamo. E questo ci porta al secondo punto, cioè che le comunità fanno cambiare idea alle persone. Avete presente la discussione sull'autobus, no? Tipo, ma questo è un problema culturale, allora bisognerebbe cominciare dalla scuola. Ecco, no, non è un problema di cominciare dalla scuola, è un problema di cominciare da quei contesti di apprendimento, tra cui ovviamente la scuola e anche molto altro, ma che sono gli unici che sono in condizioni di generare un'effettiva trasformazione culturale. Qual è il punto delicato e la sfida? Che noi non soltanto sappiamo che le comunità nascono per un incontro tra simili, ma sappiamo anche che le famose nuove possibilità digitali, di cui ci siamo molto, come dire, no, pasciuti negli ultimi 20 anni, hanno avuto la caratteristica di generare comunità bolle, no? Cioè ognuno di noi ha avuto la capacità, per possibilità di mobilità e per possibilità di interrelazione digitale, non tanto di fare i conti con la propria comunità naturale, che brutta espressione, diciamo per esempio delle comunità di luoghi, i luoghi in cui ci siamo trovati per caso, ma siamo andati verso i luoghi che ci siamo scelti, ecco. Non mettete a verbale comunità naturale, perché diciamo è un'espressione in cui non mi riconosco, mi è scappato. Allora, che significa questo? Significa che noi in questo momento, che stiamo tornando anche a causa pandemia, mica pandemia, alla città a 15 minuti, stiamo ragionando di borghi di aree interne, stiamo ragionando di periferie, siamo di fronte alla sfida di non andare di non usare soltanto le comunità che già ci sono, come dire, perché ce le siamo scelte, ma di usare le comunità con una funzione trasformativa, e questo non è per niente dolce di sale come sfida, ok? Usare una comunità per far cambiare idea a un vasto numero di persone è una sfida interessantissima, e questo ci porta al punto successivo. La dico così, le comunità sono una potentissima risorsa fuori dal nostro controllo, ok? In questo l'aspetto, diciamo, i due aspetti interessanti sono il fatto che non lo controlli e che quindi è inutile usare sistemi di project management come se fossero tuoi dipendenti, perché non lo sono, e il secondo aspetto, che di questo ci tengo particolarmente, le comunità non è che noi adesso le stiamo scoprendo e quindi ora esistono e prima non esistevano. Le comunità sono sempre esistite. Guardate, è simile alla riflessione sugli ecosistemi dell'innovazione, no? A un certo momento uno cerca di costruire l'ecosistema dell'innovazione. L'ecosistema c'è già e talvolta non è amico. Le comunità che esistono già, sia che noi le rileviamo e sia che non le rileviamo, possono essere un potente alleato, soprattutto se in scarsità di risorse, ma possono anche essere un terribile nemico. E diciamo che la direi così, la sfida che abbiamo di fronte è il fatto che siamo di fronte a una sorta di, diciamo, fine del periodo del determinismo delle relazioni. Cioè, avete presente quel momento in cui si candidava internet al Nobel per la pace, perché se gli esseri umani vengono messi in relazione diventeremo tutti più buoni? Ecco, penso che siamo al di là di questo tema, cioè questo è un momento in cui il tema della relazione, quindi della comunità, non ha necessariamente un senso positivo. La dico più radicale ancora: noi veniamo da una cultura, quella del dibattito sull'innovazione sociale, in cui abbiamo usato moltissimo il termine abilitare. Noi siamo anche di fronte alla sfida di disabilitare, perché ci sono anche comunità che generano significati, che talvolta li generano spontaneamente, talvolta li generano artatamente, perché qualcuno si mette a generarli, peraltro riuscendoci molto bene, mi riferisco all'odio, fake news, le comunità del rancore, no? Come le chiama Bonomi. Ecco, sono delle cose che noi o consideriamo o sbagliamo non considerarle, ok? E questo ci porta al quarto e ultimo punto, che ovviamente sono indispensabili per la coproduzione del valore. E qua vengo al punto di Paolo. Cioè, ho scritto sotto, anche se abbiamo i soldi del Recovery Fund, no? Cioè, l'idea che certo che queste risorse
se incontrano delle progettualità e un humus culturale, quindi valoriale, quindi comunitario, capaci di esprimersi e progettare in una certa maniera, generano valore. Ma guardate che ci sono molti posti in cui questo non è per niente semplice e sono onestamente molto preoccupato, tornando al punto 1, i soldi non generano significati, del fatto che molti significati si generano forse addirittura meglio in condizioni di scarsità. Se stiamo incontrando un momento di abbondanza, noi corriamo il rischio di fare molti muri con molto poco senso, di costruire molti spazi e pochi luoghi. Ok? E questo credo che sia un tema delicatissimo per, diciamo, il periodo che ci aspetta. Cosa fare invece come strategie? Anche qui ho buttato giù 4, diciamo, vecchi cavalli di battaglia, mi perdonerà Davide che ogni tanto dice, sì, ma dice sempre le stesse cose, però ogni tanto ci vuole. Allora, primo è aprire, che vuol dire far entrare chi vuole e non chi deve. Ora, anche qua sembra cosa non particolarmente interessante, ma invece è molto rilevante, perché il contrario delle mappature, cioè noi stiamo dicendo che le comunità sono uno strumento indispensabile, fondamentale, uno strumento, una realtà, una soggettualità che non funziona su principi funzionalisti, funziona su principi intenzionali e purtroppo non c'è una nota di curriculum in cui c'è scritto questa tale organizzazione cosa vuole fare e non cosa deve fare. Occhio, perché uscire dal paradigma funzionalista è, per la pubblica amministrazione, è una specie di Armageddon, ok? Usare i sistemi aperti significa costruire un meccanismo in cui tu riesci a rilevare chi sono i tuoi alleati, chi sono i tuoi nemici, sulla base del fatto non che abbiano scritto scuola, impresa, associazione di categoria o qualunque altra cosa, ma sul fatto che facciano un atto tipo entrare in un luogo che tu apri. Okay, l'apertura è un rilevatore dell'intenzionalità e guardate che quando entri nei contesti più difficili, capire chi sono i tuoi alleati, chi sono i tuoi nemici è la prima cosa da fare e se lo fai con la cassetta degli attrezzi di altri luoghi stai sbagliando perché ti trovi le proverbiali faine a guardia del pollaio, okay? A proposito per esempio di chi affidi i soldi del recovery fund, per esempio. Secondo, condividere, che non è la retorica di quanto è bella la sharing economy, ma l'idea che la scintilla per innescare un processo comunitario sia sempre quella di capire che cosa hai di prezioso e lo metti a disposizione degli altri. Che sia uno spazio, che sia di informazioni, una piattaforma, un soldi o quello che sia, ma l'azione di condividere innesca processi di condivisione, ma ovviamente è un processo complesso, costoso, che dipende moltissimo da che risorse hai e se hai persone a cui interessa. Ci sono anche, diciamo, contesti in cui c'è un bellissimo spazio che tu apri e non ci entra nessuno, perché non interessa a nessuno, perché non è vero che gli spazi interessano tutti. Ci sono posti che non hanno bisogno di spazi, è bel problema, no? Mentre altri posti in cui, oddio, uno spazio, a Milano, tutte le imprese che varcano la soglia del nostro ufficio ci chiedono spazio, ci chiedono soldi, per dire, no? Quanto è importante il valore dei luoghi in una città con un'espansione edilizia così, con un immobiliare così forte, ok? Oppure, lo dico perché serve non lo dico, se ne faccio lungo. Terzo, a proposito di teoria teoria del progetto, no? Cultura del progetto, come si fa a far accadere le cose? Dire che si avviano i processi in condizioni di incertezza, anche questo sì, sappiamo tutti che si avviano i processi. No, guardate che stiamo parlando di metodi in cui tutti ti dicono di andare da una parte e tu vai dall'altra. In cui tutti ti dicono no, ma ci sono ben altri problemi e tu fai una cosa differente, no? E questa idea qui, diciamo, dell'avviare processi in una logica generativa sul serio, guardate che quando poi tu ti trovi, fa spavento, no? Io ricordo Minervini, no? Il nostro amatissimo assessore, che avviava processi in condizioni di confusione assoluta e c'era da spaventarsi per il coraggio di avviare questo. Quindi avviare i processi non è una roba priva di rischi ed è inutile dire però che dall'altra parte
la cultura della pianificazione, per cui per affrontare un tema prima si studia il territorio, poi si fanno i carotaggi, poi è una roba che non è facile conciliare, per esempio, con il Covid, no? Che arriva come una variabile impazzita e scombussola tutto. Quindi questo, diciamo, tende antiche logiche, diciamo, di pianificazione. E infine il ragionamento su essere una piattaforma, che vuol dire non solo fare cose, ma farle fare, e significa anche allocare le risorse in una maniera completamente diversa. Ora, c'era un pezzo della mia riflessione che non sto facendo, che riguarda il confronto, diciamo, tra pubblico e privato, la butto soltanto lì in un istante. Credo che siamo tutti perfettamente convinti che in questo momento il mix tra capitalismo, quindi forze economiche private e piattaforme, sta generando un impatto non solo economico ma culturale nel pianeta, tanto che siamo tutti preoccupati per la potenza, no, di questo mix, ok? E a proposito di cose che sembravano tanto belle, anche le piattaforme prima erano tutte belle, adesso abbiamo scoperto che piattaforma può anche significare una roba tremenda. Il punto è che il pubblico, che sarebbe una piattaforma virtuale, invece gioca come un erogatore di servizi. Cioè, noi siamo ossessionati dall'offerta di servizi come se fossimo un service provider, mentre il mondo che ha inventato il service providing si sta allontanando da quel genere di retorica, di ideologia, per scoprire quanto è importante avere una comunità intorno, no? E l'idea che il pubblico sia una piattaforma naturale è un pensiero, diciamo, che non mi abbandona da almeno una quindicina d'anni. Chiudo con, diciamo, quelli che sono gli elementi, secondo me, che mettono in tensione il rapporto tra le comunità e la pubblica amministrazione, citando dei principi base del nostro ordinamento giuridico. Sono dei principi base su cui orientativamente siamo tutti d'accordo, nel senso che è come essere contro il principio di buon uso del denaro pubblico, ma la sua interpretazione funzionalista invece è un problema. Cioè il modo in cui determinati principi si trasformano in pratica e in regole mette in tensione tutti questi ragionamenti metodologici che stiamo facendo, e ho provato a metterli in fila in 3 minuti, me la sbrigo. Primo, il principio di efficacia. Cioè la pubblica amministrazione si muove quando è certa che andrà tutto bene. Cioè parliamo di quell'incontro nel corridoio in cui qualcuno ti avvicina e ti dice: senti, ma siamo sicuri che funzioni? E tu dici: boh. Ma non è possibile agire in una logica processuale se non incorpori il rischio dell'errore. Poi io mi occupo di innovazione, per cui, diciamo, a proposito di rischi degli errori, se devi essere sicuro che l'innovazione funzioni prima che la cominci, diciamo, è meglio che non ti muovi, no? E quindi è il primo punto. Secondo, roba spinosa, il principio di imparzialità. Come non essere d'accordo sul principio di imparzialità? Ma il problema è che le intenzioni non sono rilevabili, per cui lo sappiamo tutti che tra organizzazione A, B e C c'è A che è interessata unicamente alla presenza di denaro pubblico da dissipare il più presto possibile, che B invece è un'organizzazione che già sta facendo, vuole, vorrebbe, ma magari non ha il fatturato e l'esperienza. Le regole sull'imparzialità portano inesorabilmente, diciamo, a premiare, diciamo, qualcuno che ha certe caratteristiche e non certe altre. Come diavolo fare a combinare queste cose è un, diciamo, delicatissimo problema. Il principio di programmazione: guardate, voi sapete che i soldi nel pubblico si spendono secondo dei cicli che sono praticamente triennali, e ci sono dei momenti dell'anno in cui tu non puoi avere delle idee. No, mi spiace, questa idea dovresti avuto averla 9 mesi fa, sì, ma io no, non erano queste le condizioni. E quindi come fare a combinare la logica processuale con la logica di programmazione? E infine il principio di efficienza e economicità, anche questo super sacrosanto, ma banalmente quando lavori con le comunità e queste scalano, no? Improvvisamente tu passi da 5 a 10, da 10 a 100 e dopodomani 1000, il privato accede a determinati dispositivi, il pubblico deve allocare a settembre le risorse che userà il settembre successivo, e questo ovviamente crea molto più che un problema. Quindi, per chiudere la domanda, se si può fare, non lo so, però lo ci stiamo provando. Grazie. Grazie. Grazie Annibale, grazie. Ti ho lasciato molto volentieri un po' più di tempo, perché penso che per tutti, per me lo è stato, almeno personalmente, è stato
non un elenco banale, ma veramente l'inizio di una serie anche di capitoli in cui ognuno poi può mettersi dentro certamente la sua esperienza, però secondo me assolutamente decisivi, definiscono una... danno un po' anche armonia a questo tema e senso a questo tema, perché è un po', rischia di essere un po', come dicevi te, un po' troppo, non dico banale, ma comunque qualcosa che, così, che si può appiccicare tanto alle imprese quanto alle politiche, quanto a, non so, anche alla pubblica amministrazione. Quindi il tema della comunità è profondamente trasformativo, e questo elenco che hai fatto racconta secondo me dei passi molto interessanti. Si potrebbe intorno a questi passi aprire una nuova bolla su cui in qualche modo innestare una conversazione. Non lo faccio, anche se vabbè, non lo faccio. E lascio la parola a Daniela. Daniela, commento e niente, quello che ci siamo detti. Non è banale commentare dopo tutti questi input di racconti, di esperienze, di riflessioni, quindi no, non c'è niente di banale. Grazie per gli stimoli. Non c'è niente. No, non ti sentiamo, Paolo. Dicevo che non volevamo fare qualcosa di banale volutamente, volevamo metterti in difficoltà. Infatti vi ringrazio tutti per gli stimoli, perché è assolutamente molto... molto, molto importante proprio in questo, anche peraltro in questo momento in cui commentavamo anche ieri con Paolo, quando ci stavamo discutendo del fatto che sono sempre questi incontri online, non vediamo l'ora di vederci in persona e veramente vederci in questi spazi che siano delle infrastrutture sociali, perché ormai se ne parla da un anno, ma ci incontriamo sempre su Zoom piuttosto che altre piattaforme, quindi penso che sicuramente ne sentiamo l'esigenza noi come tutte le comunità. E questo credo sia un po' il punto che forse secondo me era è molto interessante, il fatto che fosse un po' sotto traccia, è emerso però è talmente, secondo me, talmente anche una sofferenza dover anche accettare il fatto che probabilmente noi vivremo in questa situazione più o meno almeno un altro anno, a seconda di come andranno i vaccini e varianti, eccetera. E questo secondo me è un po' il tema, nel senso già tutte queste esperienze e queste riflessioni che comunque sono state condivise da Annibale, da Nicoletta, da Davide nel corso di un percorso di anni, si rivelano ancora più dirimenti proprio in questo momento in cui ci ritroviamo in una situazione dove in realtà noi l'uso dello spazio è complessissimo, diciamo tutti questi spazi per aggregazione di comunità adesso sono illegali, non possiamo fare assembramento, e quindi in realtà abbiamo visto, e questo secondo me è la vera chiave dell'infrastruttura sociale, intesa come infrastruttura sia di spazi che di comunità e sociale, che in realtà questi sono degli spazi che hanno avuto tendenzialmente una capacità di adattabilità alle esigenze molto veloce, proprio perché degli spazi, come diceva proprio Annibale, appropriati dalle comunità, che quindi sono riusciti a creare delle risposte a quelle che erano le loro esigenze. Ora io non so, visto che comunque gli amministratori che sono qui nel panel, ma tendenzialmente le comunità locali sono state molto più veloci rispetto alle pubbliche amministrazioni, che nel migliore dei casi sono riusciti semplicemente a non mettere i bastoni tra le ruote, ma molto spesso non sono riusciti ad arrivare così velocemente, dico per dire, nella cosa più semplice con i pacchi alimentari, piuttosto che l'erogazione di altri tipi di servizi e di supporti. E quindi questo secondo me anche in funzione di quello che ci aspetta, perché avremo un altro anno probabilmente tristemente analogo a quello che c'è stato finora, e quello che avremo già sappiamo è una crisi socio-economica ancora più forte che comunque sarà nel 2022, e quindi il fatto di potersi dotare di queste infrastrutture sociali comincia ad assumere un'importanza ancora maggiore, perché noi dobbiamo essere in grado anche di creare quell'infrastruttura che sarà una specie di rete di prossimità, di salvezza per molte comunità che saranno in grossissima sofferenza e che probabilmente, proprio come diceva Annibale, non possiamo programmare già da subito che tipo di servizi potranno erogare questi spazi, ma sappiamo che saranno quei presidi locali che saranno in grado di essere a supporto di queste comunità. Molto, molto variegate queste comunità, peraltro, con difficoltà molto diverse. E questo porta, secondo me, poi a un tema. Paolo menzionava, abbiamo un filone di ricerche, che è anche una rivista che è Cooperative City, quindi le città cooperative, questo è quello su cui lavoriamo molto, quindi come le comunità e le pubbliche amministrazioni lavorano nella trasformazione dei loro spazi, della loro città, per creare delle opportunità di, appunto, di cooperative e di cooperazione.
E una delle questioni, secondo me, anche che sarà uno dei temi quando parliamo di spazi come infrastrutture sociali, è anche la questione che anche lì un sottotesto in molte delle esperienze che sono state raccontate in termini di economia sociale, cioè cominciare a ripensare delle forme di economia che possano essere inclusive, visto quello che già abbiamo visto, comunque un trend che già c'è stato, soprattutto al risultato della crisi del 2008, ma nel risultato della crisi dei prossimi anni questo sarà probabilmente qualcosa che dovremo rafforzare ancora di più, perché questa sarà probabilmente una delle opportunità che avremo di garantire, come si dice, no? Di non lasciare nessuno indietro. E questo mi porta al terzo tema, che anche è quello che è il grosso punto interrogativo per tutti, il famoso Recovery Fund, i fondi del Next Generation EU, che secondo me è anche molto più bello parlare di Next Generation EU, quindi parliamo delle prossime generazioni da un pochino più di futuro, di respiro. Secondo me ci sono delle riflessioni che soprattutto nel momento in cui stiamo parlando di società civile, di pubbliche amministrazioni e quindi di radicamento sul territorio, forse sono delle questioni che forse dovremmo cercare di sollevare, di riflettere e forse di portare anche con tutte le difficoltà, diciamo, dei cambiamenti di governo e così via, però di cominciare a metterle sul piatto. Innanzitutto in questo momento ancora si parla di piano per la ripresa e la resilienza, ma in realtà molto probabilmente gli investimenti che sono finanziati verso la coesione sociale sono legati ad una visione giusta di supporto all'emergenza, mentre invece gli investimenti che vanno per esempio verso l'impresa, verso la rigenerazione urbana, seguono altre logiche che non necessariamente sono collegate a quell'idea che comunque ci doveva essere di supporto invece a quella che sarà la crisi sociale. E questo secondo me è un cambio di prospettiva che probabilmente è anche risultato in parte in buona fede dal fatto che magari questi progetti vengono da ministeri diversi, ma è proprio questa, è la scala locale, la scala invece urbana, nella quale invece queste diverse dimensioni riescono ad entrare assieme. E quindi uno dei grossi punti interrogativi che avremo rispetto ai fondi sarà anche chi li gestisce e chi ha modo di avere la parola anche su come verranno investiti questi fondi. Quindi secondo me c'è una questione molto importante adesso che è alle pubbliche amministrazioni, alle città, di dire che comunque ci dovrà essere modo di fare in modo che comunque questi finanziamenti possano essere integrati sulla scala locale. E questo oggi non è banale e chi lavora nei fondi europei soprattutto sa benissimo che molto spesso sono compartimentati in maniera diversa e bisogna essere estremamente creativi per farli arrivare sul territorio in maniera coerente. E l'altro tema, questo invece è più ampio rispetto a tutta la società civile, che anche insomma vedendo alcuni dei nomi delle persone che ci stanno seguendo oggi è uno dei temi, noi non abbiamo avuto modo finora di discutere quali sono le priorità del piano e come verranno investiti questi soldi. È stato tutto fatto nell'emergenza e molto velocemente, ma questo è un momento secondo me che abbiamo bisogno di cominciare ad aprire la discussione su come verranno investiti i soldi, proprio per evitare che i soldi vengano investiti in una maniera che in realtà non è coerente rispetto a tutto quello che invece è lo sforzo che viene fatto sul territorio di creare appunto delle infrastrutture sociali, perché ci sarebbe drammatico ritrovarsi in questa contraddizione di avere tanti soldi che vanno su tutt'altro e poi non avere invece i soldi che servono proprio per fare invece progetti di ripresa economica e coesione sociale, che sono invece quelle che abbiamo detto essere le esigenze principali in questo momento. Quindi detto questo, si può fare? Che era un po' anche la domanda di Nibale, secondo me si può fare, però insomma ci stiamo lavorando tutti e questo, quindi ringrazio Paolo e tutti i partecipanti di avermi invitata, perché ce lo possiamo fare insieme. Ci proviamo, ci stiamo lavorando, work in progress. Grazie Daniela, perché appunto anche il tuo contributo ci conforta anche nell'immaginare le infrastrutture sociali come un pezzo del dopo, piuttosto che un'azione meramente riparatoria rispetto a quello che è lo scenario che vediamo oggi. I tempi siamo arrivati un po' lunghi e quindi faccio un'azione veramente orrenda, vi trancio tutti e quindi dico solo due cose, poi mi faccio una chiosa finale che spero faccia piacere a molti, ma sicuramente a noi fa piacere. E allora la prima è questa, che vabbè, faccio proprio tre punti, che mi sembrano importanti, ma che mi porto a casa da questa conversazione molto ricca, di cui vi ringrazio, cioè vi sono grato. La prima cosa è che il tema delle infrastrutture sociali è decisivo perché ci permette di localizzare una nuova generazione di ambiti su cui fare investimento sociale. Torniamo a parlare di investimento sociale. E le infrastrutture sociali, queste nuove infrastrutture sociali,
devono essere al centro di una nuova generazione di investimento sociale, dove la parola investimento sociale è legata a processi di capacitazione. Anche questa rischia di essere un ambito generico, ma quando parliamo di infrastrutture sociali, le cose che avete detto voi, le cose diventano chiare subito. Seconda cosa, questo tipo di azione ha bisogno di una, scusate il radicalismo, di una immunizzazione dai modelli. Quindi basta parlare solo di, cioè, cambi di paradigma, ma bisogna immunizzarsi dai modelli. Cioè significa passare dal modeling al tailoring, dove il tailoring è il tailor made, non è il taylorismo. Spesso il welfare è troppo welfare taylorista, diciamo. Prima ce l'ha raccontato bene Annibale, no? Quest'idea in cui l'efficienza diventa la moralità della dimensione pubblica. E invece quindi bisogna anche provare a fare questa operazione di immunizzarsi dai modelli, che non significa non avere una programmazione, ahimè. Non significa non avere una grande organizzazione, bisogna averla, ma immunizzarsi dai modelli significa poter ambire a fare le cose che diceva prima Annibale, che comunque ci ha raccontato anche Nicoletta e Davide. La terza cosa che è emersa in maniera potentissima, in maniera trasversale, la parola complessità. Loro hanno raccontato nel piccolo soldi, non soldi, rapporto con le comunità, engagement piuttosto che intenzioni, funzioni e tutto quello che ci è stato detto, ci hanno raccontato una grandissima complessità, un processo maledettamente complesso che in qualche modo vive, abita una incertezza enorme, quindi siamo su una scala esponenziale di incertezza. Ora, cosa ce ne facciamo di questa incertezza? O l'incertezza diventa anche uno strumento per abilitare e allargare la sfera delle possibilità, o altrimenti tutta la nostra energia sta nel ridurla e basta, oppure nel costruire una tecnocrazia, oppure, come avviene in molti casi, affidarsi all'algoritmo che ci dice qual è la cosa giusta da fare. Quindi da questo punto di vista io vedo le infrastrutture sociali come uno strumento, i luoghi, straordinario per una visione di welfare delle potenzialità. Io penso che potenziare le comunità sia lo strumento migliore che abbiamo per, diciamo, affrontare e attraversare le complessità. Potenziare non significa soltanto passare da passivo a attivo, cosa ormai scontata, anche se non facile, ma soprattutto passare dall'attivo al potenziale. E questo è il lavoro, secondo me, su cui occorre agire. Cioè, le comunità sono innanzitutto dei luoghi che in qualche modo aspirano a fare cose, non hanno solo bisogni, l'avete detto tutti. Quindi io mi porto a casa queste tre cose e spero, per molti, quelli che ci hanno seguito, in tanti fino anche adesso, che sia stata una grande occasione così di conversazione e di apprendimento. Però non abbiamo finito, perché si può fare, si spinge oltre ogni limite così pensato e immaginabile. Giorgia, oggi è un giorno particolare, anche il compleanno di un nostro amico che è Annibale D'Elia. Annibale, tanti auguri, amico mio. Quindi stiamo dimostrando che anche in remoto si possono festeggiare i compleanni. Cosa non pensabile, certamente fattibile. Ardita ha solo un piccolo problema, che sono le esternalità della connessione, cioè lui può soffiare a distanza, ma io mi mangio la torta. E questo so che, però ti prometto che da economista civile reciprocherò e quanto prima sarò con te a festeggiare. Per cui adesso potremmo, non so, conti tu, Giorgia. Fai tu questo rito. Aspetta, aspetta che c'ho la canzone, aspetta. Ah, vai. Ce l'hai? Non sento. Non ti sente? No. Bene, ok. Allora al tre soffiamo, eh? Annibale, ci sei? Soffiare. Bene, con questo rito, auguri Annibale. Auguri. Auguri. Niente, io vi ringrazio e niente, alla prossima. Grazie a voi. Ciao, grazie. Auguri Anibal. Ciao Giorgia. Ciao.